Comparativa crossover 2024, le tre moto a nostro avviso più interessanti, dico nostro perché sono con Lorenzo Baroni, responsabile di Gazzetta Motori. Triumph Tiger 1200 GT Pro, BMW R1300 GS, Honda Africa Twin, Adventure Sport DCT, tutte e tre accomunate dal cerchio anteriore da 19 pollici. Da diversi anni ormai le crossover e adventure sono le moto più vendute, più amate dagli appassionati. Pertanto è ovvio che i costruttori investono su questo tipo di moto. Ma a nostro avviso, Lorenzo, mai come quest'anno abbiamo visto un salto di qualità sia costruttiva che prestazionale di questo livello. Che ne pensi? Allora, si chiamano maxi enduro, che è una sorta di antitesi. Nel senso, le maxi non sono da fuoristrada solitamente e le enduro di solito sono leggere. Quindi diciamo questi due nomi che insieme sembrano cozzare, ecco. Oggi lo fanno meno del solito perché nonostante cerchia 19 pollici si può divertire con delle gomme giuste in fuoristrada, come abbiamo visto in passato e oggi più di allora, e su strada sono veramente pazzesche. Piegano come una moto sport tourer, fortissimo in curva, forte su asfalto, forte anche sullo stretto, e sul veloce stabili, precisi e ottime ovviamente nel turismo a lungo raggio. Non a caso il nome Adventure arriva proprio da lì, ma questa capacità di fare tanto e una grossa parte di quello che fanno lo fanno bene. Questo è quello che ci ha stupito di più. Ha cominciato la Fricatina ad essere la più eclettica, che faceva del buon fuoristrada pur avendo comfort. Adesso è diventata più maneggevole la GS con questa nuova 1300 2024. Veramente stupisce perché il peso è simile al passato eppure sembra più leggera, più maneggevole, più friendly da usare, più compatta nella zona del serbatoio. E poi la Tiger, che non è più una novità, ma comunque ha saputo ricavarsi un suo spazio e ha saputo competere con le migliori della categoria, fornendo in particolare tanto comfort. Ecco, il comfort della Tiger ha stupito. Se la maneggevolezza non è come quella delle altre due concorrenti, sicuramente sul comfort sa dire la sua. A te quale è piaciuto di più e perché? Allora, sicuramente l'Africa Twin sa stupire per due aspetti. Uno, la capacità di dare tanto feeling subito, la facilità di guida, il cambio DCT che in città, per chi usa la moto anche in urbano, è un grosso vantaggio. Chi sta al semaforo e non ha il cambio e la frizione è un inevitabile e un evidente vantaggio. La GS mi ha stupito e mi piace per questo rinnovamento sia estetico che dinamico della moto, il taraio più rigido e più preciso, più maneggevole, e la Tiger il suo gran motore, il comfort, un bombardone d'autostrada. In città o in fuoristrada forse prenderei la Africa Twin. Per lunghi viaggi la Tiger e la GS è una via di mezzo tra le due, fa bene l'uno e l'altro. Io mi trovo abbastanza d'accordo con lui. Nella nostra prova io ho iniziato la prova a bordo della Tiger e devo dire che la strada era piuttosto tortuosa, con tornanti molto stretti. Beh, ecco, non è proprio quello il suo habitat naturale, perché è una moto che nello stretto ti fa percepire un pelino di imbarazzo. Non che abbia difficoltà a curvare, ma diciamo che la distribuzione dei pesi e il peso del pilota deve essere ben posizionato. Nello stretto si percepisce il passo lungo, la moto alta e tutto quello che può essere negativo in quelle condizioni. D'altro canto, dove c'erano degli allunghi o comunque dei tratti rettilinei, beh, la Triumph lì fa la differenza rispetto sia alla GS sia all'Africa Twin, a mio avviso, e in maniera evidente, perché ha il manubrio molto molto alto. È una moto che ti permette di essere inserito proprio all'interno della moto, quelle moto con il serbatoio alto rispetto alla sella, molto molto protettiva. Quindi diciamo che a livello di touring spinto, di macinare tanti chilometri, probabilmente io salirei su una Triumph. Della GS devo dire che mi ha stupito un po' tutto. Io ricordo la prima versione raffreddata a liquido, non so se te la ricordi, che era una moto veramente arrabbiata, era una moto con un colpo di gas importante,
ti veniva da l'ultima GS raffreddata d'aria, che invece era una moto molto paciosa, e quella moto non piacque molto ai clienti BMW. Negli anni successivi BMW ha addolcito il motore raffreddato a liquido, fino a che con la 1250 ha realizzato, diciamo, una moto veramente touring, ma forse anche troppo grossa, alta, con questo motore con tanto volano. Onestamente, per chi era un amante della guida sportiva, non era il massimo. Con questa 1300, quello che stupisce, a mio avviso, è che sono riusciti a coniugare l'anima touring del cliente BMW con la fruibilità delle BMW ultime raffreddate ad aria. Qui diciamo che c'è un po' tutto, perché la moto è molto compatta, ha una notevole stabilità a livello di telaio, si sente che la moto a livello telaistico è molto rigida, quindi sia nello stretto che nel veloce è precisissima, però ha delle sospensioni che lavorano molto bene, quindi questa rigidezza, diciamo, strutturale non toglie nulla al comfort, però ha una maneggevolezza veramente sorprendente. Rispetto alla 1250 è un altro passo, e in generale è una moto ben accordata, una moto che funziona egregiamente sia se si passeggia sia se si vuole spingere. Quindi in generale un passo avanti in tutti i reparti. A livello touring un gradino sotto la Triumph, come detto, ma comunque siamo a livelli altissimi. Infine la Africa Twin era fuori stradistica, molto fuori stradistica. Qui, per entrare nel segmento crossover, Honda l'ha dotata sull'Adventure Sport del 19 pollici anteriore, e chi pensava che fosse, diciamo, un inserimento all'interno di un concetto di moto che il 19 non lo avrebbe digerito, si sbaglia, perché anzi col 19 su strada ha guadagnato una fruibilità e una guidabilità veramente notevole. Il passo avanti rispetto al 21 su asfalto c'è, questa comunque fuori strada ci va, e ci va molto bene, perché la posizione di guida e in generale questo motore non potentissimo, 102 cavalli contro i 145 della GS e i 150 della Triumph, il gap di potenza si sente, ma la Honda ha un bel colpo di gas in basso che in fuoristrada aiuta non poco. In generale questa è la situazione, ma adesso magari entriamo un pochino più nel dettaglio tecnico, Lorenzo, e andiamo a spiegare cosa cambia tra queste configurazioni: bicilindrico in linea, bicilindrico boxer, tre cilindri in linea. Che ne dici? Entriamo nel dettaglio, ma ricordiamo un aspetto importante. Rispetto alle categorie 800, 900, le medie enduro bicilindriche, che oggi sono molto molto diffuse, queste hanno un plus, che non è solo la potenza, non è solo quel gusto di adrenalina in più, ma è anche una cura della fattura, dei materiali, degli assemblaggi, una cura del dettaglio, delle plastiche, l'alluminio a vista, dalla piastra di sterzo fino ai comandi, che è un livello superiore, un livello premium, e che va riconosciuto senza dubbio a questa moto, e che ogni appassionato di moto, comunque la cura del dettaglio resta sempre un elemento su cui soffermarsi e posare l'occhio. Adesso parliamo di tecnica con Riccardo e andiamo a vedere come sono fatte sotto le carenature. L'Africa Twin monta un bicilindrico parallelo da 1084 cm3, eroga 102 cavalli, 112 newton per metro a 5500 giri e pesa 253 kg in ordine di marcia. A livello di numeri è, diciamo, la meno performante, perché ha il motore con meno potenza, il motore con meno coppia ed è la moto più pesante. Però i numeri non spiegano tutto. Dinamicamente questa moto, come detto, funziona meravigliosamente, perché il bilanciamento che Honda ha trovato è davvero ottimo, e soprattutto a livello di bilanciamento è quella che fuori strada trasmette il maggiore feeling, sia a livello di posizione di guida quando si sta in piedi, sia a livello di come la moto si muove. Proprio la posizione di guida piace molto, perché la moto è compatta, però la protettività è molto molto alta. Piace anche della Honda il livello delle finiture. Se si vanno a vedere i dettagli delle plastiche, del manubrio, soprattutto del forcellone di braccio, diciamo, è una moto che da una parte ricorda un po' le moto da fuoristrada, quindi non vuole essere una Gran Turismo super leccata, quindi diciamo il telaio in acciaio
non è il massimo della raffinatezza, ma le chicche che Honda ha messo qua e là, anche per dire i cavallotti della parte del manubrio, sono veramente ben fatti. Il livello delle finiture della Honda è eccellente ed è l'unica delle tre ad avere la trasmissione finale a catena, perché le altre l'hanno a cardano. Passando all'elettronica, quella della Honda a mio avviso è la più completa, perché permette di variare tanti parametri, dal controllo di trazione all'antimpennamento alle mappature dedicate all'enduro o meno, in maniera molto precisa. Quello che piace poco di questa strumentazione è che è poco fruibile, cioè è un sistema con molti bottoni, blocchetti molto grandi, abbastanza complesso. Chiaro, chi possiede la moto, una volta trovata la quadra, si muove con disinvoltura, però pronti via, diciamo che è il sistema meno intuitivo dell'otto, anche se, ribadisco, è quello più completo. Altra particolarità della Honda rispetto alle altre, ma in generale rispetto a tutte le moto del mercato, è che Honda da anni, ormai è risaputo, ha puntato sulla trasmissione DCT, Dual Clutch Transmission, quindi è sostanzialmente un cambio a doppia frizione che può essere usato in modalità manuale attraverso i pulsanti che si trovano sul blocchetto sinistro o attraverso la leva, che qui non c'è, ma si può scegliere a pedale classica, che simula, diciamo, un cambio tradizionale. Diciamo che dopo varie evoluzioni, quest'ultimo software della trasmissione DCT funziona davvero bene, perché diciamo in frenata, in accelerazione, nelle varie situazioni, una volta capito il suo funzionamento, inserirà sempre la marcia giusta al momento giusto. In passato non era così, anche perché qua, oltre alla modalità drive, ci sono le modalità S1, S2, S3 come in passato, ma secondo me messe a punto in maniera migliore. Diciamo che l'Africa Twin, con questo cerchio da 19, quindi versione Adventure Sport, ha guadagnato tantissimo in fruibilità, e se a livello di numeri, ribadisco, non è la migliore dell'otto, poi all'atto pratico su strada, diciamo, è una moto che dà tantissimo in qualsiasi tipo di condizione di utilizzo e soprattutto diverte. Triumph Tiger 1200 GT Pro, beh, questa è una viaggiatrice doc. 1160 centimetri cubi, 145 cavalli, 130 newton per metro a 7000 giri, 245 kg. Senza dubbio, se bisogna macinare chilometri su strade prevalentemente veloci, questa è la scelta numero uno tra le tre, perché il manubrio è alto, la posizione di guida e il cupolino sono estremamente protettivi, e per posizione di guida intendo proprio come si è inseriti nella moto, con il serbatoio alto, la sella bassa. Insomma, è una moto che protegge moltissimo dall'aria e permette di guidare con i muscoli delle braccia rilassati, spazio per le gambe ce n'è in abbondanza, quindi a livello di posizione di guida, se non si cerca la sportività, questa è il riferimento. A livello di feeling è decisamente migliorata, non è a livello della BMW e dell'Africa Twin, ma è decisamente migliorata, come nel tempo bisogna apprezzare il miglioramento a livello di finiture che ha fatto la Triumph. Diciamo che anni fa le Triumph non erano dei punti di riferimento a livello di finiture, qualità delle fusioni, bulloneria, passaggio cavi. Su alcuni dettagli è un gradino sotto rispetto a Honda, ad esempio sulla qualità degli estrusi delle fusioni e delle finiture dei materiali ancora siamo un filino sotto, però è molto vicina a BMW. In realtà si è alzata molto la qualità. Quello che non mi è piaciuto è la qualità della strumentazione, che è molto molto grande, ma mentre le altre hanno una strumentazione con una definizione molto buona, quella della Triumph sembra avere una definizione più bassa, quasi che dà un effetto sfocato. Quindi c'è tutto, si vede bene perché ripeto, è molto grande, è abbastanza fruibile, ha molti tasti come l'Africa Twin, ma è più fruibile dell'Africa Twin. Quello che si nota è che il software rispetto alle altre due versioni è un po' più lento, quindi quando si va nei vari menu
è un pochino più macchinoso, come se mancasse su un computer, immaginate, un po' di RAM, no? La curiosità è che questa Triumph ha delle sospensioni molto particolari e si riesce a dosare in maniera micrometrica lo smorzamento dell'ammortizzatore e della forcella. Quindi se sull'Africa Twin e sulla BMW GS si hanno delle sospensioni che variano, sì, la loro taratura, ma diciamo che tra la taratura più morbida e quella più rigida c'è una differenza, ma non è abissale, qui sì, qui si può passare da una taratura estremamente morbida con proprio l'ammortizzatore che in accelerazione perde molta corsa, come la forcella perde molta corsa in frenata, a una configurazione molto molto più sostenuta che permette di guidare in modo sportivo. Questa è una cosa che da un lato a me è piaciuta molto perché mi ha permesso di personalizzare l'assetto a seconda delle tipologie di utilizzo in maniera molto precisa, forse anche più precisa rispetto a BMW e a Honda, però diciamo che può essere un limite per chi non è uno smanettone e non ha voglia di andare a cercare il pelo nell'uovo. A livello di design, di finiture e di dettagli la moto c'è. BMW R1003 GS, l'unica dotata del bicilindrico boxer, 1300 cm cubi, 145 cavalli, 149 newton per metro a 6500 giri, 237 kg in ordine di marcia. A livello di numeri parliamo comunque tra le tre di una moto di altissimo livello, perché è molto potente, ha questo motore, come detto, che ha perso forse qualcosina in basso ma ha guadagnato in allungo, la coppia c'è, è una moto leggera e si sente. La differenza rispetto al passato è evidente, la differenza rispetto alla Triumph è evidente, la Honda, pur essendo una moto sulla carta più pesante, diciamo che nel misto se la gioca molto con questa GS. La differenza tra le due è che la Honda ha un telaio più flessibile, probabilmente un pelino più adatto a mio avviso al fuoristrada, mentre la GS 1003 ha una struttura più rigida che su strada, quando si spinge, fa la differenza rispetto alla Honda. Però 237 e 253, questi 237 sono leggeri, ma i 253 della Honda non sono lontani dal punto di vista dinamico. Della BMW piacciono molto tutti i dettagli, è una moto che non costa poco, perché parte da poco sotto i 20.000 fino ad arrivare quasi ai 30.000, ma non è la moto più costosa del mercato. Se andiamo a vedere i listini di oggi, sicuramente costa più della Honda e costa più della Triumph, ma ha anche un livello di finiture molto molto buono. Se andiamo a vedere le fusioni, la Honda resta a mio avviso il riferimento, quelle della BMW, pur essendo migliorate rispetto al passato, hanno ancora quella porosità superficiale che non le rende proprio spettacolari rispetto a quelle della Honda, ma sono un gradino sopra rispetto a quelle della Triumph. Mi piace molto il cruscotto digitale, secondo me tra i tre è il migliore, perché la Honda ha un bel cruscotto digitale con un altro mini cruscotto digitale nella parte bassa, un filino più dispersivo rispetto a quello della BMW, che ha meno funzioni dal punto di vista elettronico di quello della Honda, ma è più fruibile. Quello della BMW, con pochi tasti e la rotella che si trova sul comando di sinistra, permette di arrivare facilmente a tutte le funzioni. Infine parliamo della posizione di guida, che è un ottimo compromesso perché si sta abbastanza dentro la moto, è una via di mezzo, diciamo, la BMW tra la Triumph e l'Africa Twin. L'Africa Twin la migliore in fuoristrada, la Triumph la migliore su strada. Ecco, la BMW ha una posizione di guida adatta sia all'uso su strada, ma se la cava egregiamente anche fuori strada. Quindi con questa moto BMW ha creato un ottimo compromesso, una Gran Turismo dalle prestazioni davvero straordinarie. Quale moto comprerei? Penso di averlo spiegato nel dettaglio. Per fare fuoristrada e guidare qualche volta di buon passo su strada, prenderei l'Africa Twin. Per fare un uso misto, strada, fuoristrada, prenderei la GS. Per viaggiare, prenderei la Triumph. Ma voi invece, tra queste tre, quale moto comprereste?
Ditecelo nei commenti e, prima di commentare, ricordatevi di seguire Gazzetta Motori su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Io vi saluto, alla prossima comparativa, sempre qua su Gazzetta Motori.